Volevo una reazione di Cialtroniel sui risultati degli italiani nella Coppa di Roma, soprattutto il Veneto Treviso che ha fatto bene, è una buona notizia per lei. Sì, è una buona notizia per la Benettoni, per la squadra, per la nazionale, perché sì, sono giocatori che hanno l'ambizione di vincere, che hanno l'abitudine di guadagnare le partite. È una buona cosa per noi, per la squadra nazionale. Ma una sola vince. E senza Semenzato, non ha giocato la partita con il Biarritz. Ha giocato molte partite, sì. Ma non le più importanti? Non so qual è per lo staff di Treviso, qual è il... Sì, è un giocatore più importante. Credo che hanno giocato il stesso tempo dall'inizio di questa annata. Credo. Alessandro e poi Daniele. Buongiorno. A Bologna avevamo parlato dell'idea di intervenire un po' più in maniera diretta sulla gestione dei giocatori di interesse nazionale nelle franchigie. Adesso lei ha citato i cattivi risultati degli Aironi. C'è l'idea di indirizzare in qualche modo il lavoro tecnico degli Aironi da parte dello staff della nazionale per cercare di migliorare un po' la situazione? E poi la seconda domanda che volevo farle, se lei ha girato molto in queste settimane per i club, no? È una cosa a cui noi non eravamo più abituati, siamo molto contenti che lo faccia. Se ha trovato un livello del rugby italiano migliore o peggiore di quello che si aspettava all'inizio? Abbiamo parlato di Benetton e l'altra squadra è Roni. È un problema oggi per lo che viene di dire, ma credo che è possibile avere una collaborazione differente e più stretta con questa franchise, che credo che è possibile, e andiamo a lavorare in questo senso. E dopo da sei settimane che sono qui, ho visto le franchise, molte partite, ho visto le accademie, sono andato in tutte le accademie, sono andato molte volte a Tirrenia, perché sono il migliore delle giovani, e credo che è un potenziale interessante. Hanno prevuto di fare venire tre o quattro giovani che sono domenica che andiamo a venire qui con la nazionale. È per dare un segnale per questi giovani che sono le giocatori di domani o dopodomani della nazionale. E credo molto in questo potenziale.
Io ho visto anche le club, ho visto qualche club, sono andata a vedere qualche partita, sono andato a vedere allenamento anche. È un po' più difficile per le al livello dell'emergenza in challenge contro squadre francesi che sono forti, che sono forti, che hanno un potenziale hanno un potenziale differente. Oggi c'è uno scarto troppo importante ancora, ma il potenziale delle squadre francesi sono molto più forte che il potenziale dell'Italia. Il reparto è normale. C'era Daniele e poi Franco. Poi riprendo un po' quest'ultima parte della sua risposta, lui diceva c'è uno scarto importante poi fra i club transalpini e quelli nostri. Poi vediamo che invece la nazionale under 18 italiana compete bene con la nazionale francese. Poi questa differenza, questa distanza si evidenzia poi quando diventano under 20, quando c'è Marcussi da una parte e Tirrenia dall'altra. Dov'è la differenza? Cioè, come si fa a colmare questo gap tra i diciottenni e i giocatori quasi pronti per il livello internazionale, cioè i ventenni? Credo che poi la quantità è più importante dei giocatori in Francia all'inizio, ma vediamo che il carto è minimo. Ho visto queste state le meno di 18 con 30 punti di quarto con la Francia questa estate. Oggi sono 11-3 Marcussi e Tirrenia, ho visto la partita di meno di 20, meno di 18 perché 19 perché sono più 19 che meno di 20 e Tirrenia può vincere la partita 17-10, ma può vincere. Abbiamo oggi le strutture per andare al alto livello e queste strutture funzionano da Tirrenia 5 anni, le accademie 2 anni, sono nuove e, ma questa piramide va a fare giocatore di alto livello nelle settimane che arrivano. C'era Franco, quanto Paolo tempo, e Cristina. Sì? Quanto tempo ci vorrà perché Marcussi e Tirrenia possano avere gli stessi risultati? Questa poi sostanzialmente la domanda. Sì, credo che già oggi sono vicino. Grazie. Franco? L'ultimo mondiale rispetto ai precedenti fino al 95, abbiamo visto che ci sono stati meno push, meno calci, meno mischie, invece più rack and roll, più passaggi, più diciamo palloni in gioco. È una tendenza che ci troveremo anche nelle prossime sei nazioni, questo tipo di gioco. E andremo quindi verso un rugby che corre molto, diciamo, da questo punto di vista. E se è così, la nazionale quindi dovrà cercare anche giocatori molto più veloci. Pas tout suivi parce que quand ça va vite je... Lors de la dernière Coupe du Monde on a vu beaucoup moins de touches de, oui.
des mêlées et tout. Il y a beaucoup plus de rats, de molles, de passages, un jeu plus dynamique. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça se passe aussi lors du tournoi à destination? Et est-ce que par rapport au choix des joueurs, faut-il choisir des joueurs plus dynamiques ou plus vite? L'évolution. Je ne sais pas parler français. La crescenza, la crescita, l'evoluzione del rugby della Coppa del Mondo 2003 a 2007, tutto il mondo pensava che andiamo verso 45-50 minuti di gioco effettivo. Non è stato così, perché sono le partite internazionali sono oggi ancora a 40, 41, 42, le grandi partite 42 minuti. Le mischia, le touche sono meno. Più di gioco, più di rock normale, ma oggi sono in una periodo questo soggetto sono all'equilibrio, non andiamo più lontano, ma ci fermiamo a questo livello. Sono andiamo a vedere, ma oggi non andiamo più lontano, ma per rispondere alla seconda domanda, credo che tutte le squadre oggi che sono le grandi squadre del mondo hanno qualche caratteristica importante. Vediamo che le avanti sono core molto più che il fondo del campo. Con il 15, 11, 14 sono giocatori che intraprendono. Che intraprendono molto in una partita. Dobbiamo avere diverse possibilità per la squadra per posare un problema, per fare dei problemi all'avversario. Per creare dei problemi all'avversario. Per creare problemi all'avversario. Sono le caratteristiche delle grandi squadre. C'era Paolo e poi Cristian. Sì, innanzitutto volevo fare i complimenti per l'italiano. Ma è difficile, eh? Beh, due mesi, molto bello. Ha provato a parlare con Piero Bisier? No. Sì, ho parlato con lui e parla molto bene. Fa cose sì, anni sì, fa, sì, ma sì, parla sì, molto bene. Beh, ha molti italiani in squadra. Sì. Allora, no, la domanda, volevo tornare sui giovani, sui ragazzi. Quali sono oggettivamente le difficoltà per inserire i giovani in una squadra come quella italiana? In questo contesto, in questo ambiente? Per i giovani e per tutti i giocatori,
per crescere, è il problema di giocare contro le grandi squadre, contro le grandi nazioni. Se gli alti livelli è un problema fisico, è un problema tecnico, è un problema mentale, e tutte le caratteristiche dell'alto livello sono l'intensità e la velocità, e dobbiamo apprendere a giocare con intensità e velocità. Velocità di giocare, velocità di fare un gesto tecnico, velocità di pensare, e tutti va a grande velocità in alto livello. Però poi dipende dagli allenatori se fanno giocare i giovani oppure no, in che misura. Ah, è importante che è un rischio sempre, no? Per un allenatore. Ma non è un rischio. Un rischio, un giocatore da 18 anni può essere internazionale. Sono in Inghilterra, hanno come si chiama? Farrell, in Africa del Sud hanno Lambi. Lo stesso Wilkinson inizia da 19 anni. Wilkinson? Sì. Sia Lambi che Farrell hanno iniziato, hanno esordito il Premiership 1, l'altro in Carry Cup con i Sharks molto giovani. Un giocatore giovane che esordisce con una squadra dell'eccellenza può già ambire a un palcoscenico internazionale, cioè è già pronto secondo lei dopo una stagione di eccellenza? Ha bisogno quando parliamo di un mediano d'apertura è più difficile perché un mediano d'apertura deve avere più esperienza, di recul, più distanza, più le distanze prendere le decisioni per fare le scelte. Le grandi parliamo con un giocatore a Tirrenia che gioca mediano d'apertura e diceva mediano d'apertura, un grande mediano d'apertura, ho avuto il privilegio di allenare Carter, che è il migliore. E un grande mediano d'apertura è quando e durante una partita il mediano d'apertura ha 40 palloni, 40 scelte, deve fare 35 buone scelte in rapporto al gioco, non deve fare attraversare il campo, no, ma fare la buona scelta in rapporto alla situazione, e questo è un grande mediano d'apertura. Cristian, sei nascosto di dietro? Ma no, io volevo parlare a livello di mentalità, cioè una squadra che vince a livello di franchigia, che è Benetton Treviso, c'è un'altra che come dei Roni che fa molta fatica, anzi si sta abituando a perdere, quasi un'abitudine a perdere. Quanto sarà difficile per lei costruire una mentalità vincente partendo da questo tipo di problema, di contrasto? Beh, spero che vado con gli staff a dare le chiavi, un po' le chiavi per vincere. Stesso se il giocatore non hanno l'abitudine, ma credo che è una squadra, è un contesto
dove l'ambizione, dove le moglie, i mezzi che andiamo a darlo, vanno a fare che lo che vive in sua squadra, li vanno l'oublier, dimenticano, vanno a dimenticare, lo dimenticano, sì, lo dimenticano. Francesco, lei ha detto prima che per quanto riguarda gli eroi, crede che sia possibile avere una collaborazione più stretta. Avete già parlato di questo con gli aironi? Avete già cominciato a pensare a come sviluppare questa collaborazione? Abbiamo pensato sì a questo mese, perché l'ho detto, oggi per la nazionale è importante che le due franchise vincano. È importante che le due abbiano la stessa ambizione. Oggi è ancora un disequilibrio. Andiamo a lavorare con Eoni, andiamo a avere una collaborazione per fare che domani sarà meglio. Vada meglio. Vada meglio. Cosa manca agli aironi secondo lei? Ma non sì, non so. Beh, l'ha visto però nel campo. Visto che penso che la squadra non è lontana. Ho visto due o tre partite, ho visto Glasgow, penso che Eoni è allo stesso livello che Glasgow, può vincere Glasgow. Ho visto contro Leicester, durante la prima parte della partita non hanno guardato Leicester, e dopo quando hanno cominciato a giocare, il livello non è lontano di Leicester, ma credo che devono avere un spirito e un qualche cosa che fa un declic. Volevo approfondire quello che lei aveva detto a proposito del mediano di apertura, facendo un esempio proprio sugli aironi, no? Noi abbiamo Riccardo Bocchino, che è un giocatore che ha certamente dei limiti, ma anche alcune qualità. Gli aironi hanno scelto di lasciarlo andare, lui è andato a giocare a Prato, no? In eccellenza, per far giocare un mediocre sudafricano. Allora, visti i risultati, non sarebbe meglio dare a Bocchino la possibilità di fare esperienza, quella che lei diceva serve al mediano d'apertura, piuttosto che far giocare un mediocre sudafricano? Allora dico, lei ha intenzione di incidere su queste scelte? C'è il nostro lavoro di fare lo che possiamo fare le più per influenzare queste decisioni. Dobbiamo, la federazione deve fare dalla limite, la limita, il limite di lo che può fare, dobbiamo trovare un equilibrio. C'era Diego, Valentina, Valeria, perdonami.
non sbaglierò la prossima volta. Volevo chiederle, prospettiva Sei Nazioni, cosa sta preparando a livello di piano, piano di gioco, cioè cosa cambierà rispetto alla nazionale di Malek, e anche in funzione del fatto che comunque debutterà, debutterà nel torneo contro la Francia di Saint-André. Ecco il suo giudizio, diciamo, sulla nuova guida tecnica francese. Lo che ho cambiato. Au niveau de plan de jeu, oui. Pour ceci nation, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'équipe de Malek? Le plan de jeu. Lo che va a cambiare non va non, la prima cosa globalement le groupe va être un petit peu le même puisque on n'a pas trop le temps pour se préparer et que on a besoin d'être efficace dans le tournoi. Et on a besoin d'avoir des résultats probants et pour ça on a besoin de s'appuyer sur une formation qui a suffisamment d'expérience. Ce qui va changer, c'est que c'est peut-être qu'on va essayer d'insuffler une façon de jouer un petit peu différente. J'ai donné tout à l'heure des indications sur les composantes et les caractéristiques d'une équipe de haut niveau. Eh bien, on va essayer d'impulser cette façon de voir le jeu avec des joueurs qui soient... j'en ai parlé à Bologne, je pense qu'on va essayer d'équilibrer le jeu de notre équipe, qui aujourd'hui est un peu trop, un petit peu trop sur les avants. On veut pas s'appuyer sur les avants. On a des avants qui sont forts, on veut garder cette force. Mais on va essayer d'être fort aussi à d'autres endroits. Donc on va essayer de rééquilibrer un petit peu le jeu. Et à propos de l'équipe de France, comment on marche? À propos de la squadre française, Je pense que la squadre française va être aussi un petit peu la même que celle qu'il y avait pendant la Coupe du Monde. Le groupe va être à peu près le même. On est dans les conditions qui sont les mêmes, à savoir qu'il y a un entraîneur qui arrive lui aussi avec la France. Il va s'appuyer sur le groupe existant. Et ils ont été finalistes de la Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'ils ont un niveau qui est suffisamment haut. Il y a une revanche de l'an dernier. Mais il y a un contexte qui va faire que ce match sera particulier. Pour vous aussi, bien sûr. Et pour moi aussi, bien sûr. Brevemente, per quanto riguarda il gruppo più o meno sarà lo stesso, anche perché, ve lo dicevo, il tempo per la preparazione è quello che è, la priorità è quella di essere efficaci e di ottenere dei buoni risultati, quindi bisogna focalizzarsi sulla necessità di avere una formazione con esperienza. Per quanto riguarda le modifiche o eventuali cambiamenti, sicuramente il modo di giocare dovrà essere un pochettino diverso. Lo scopo è quello di avere una squadra di alto livello e non lo dobbiamo dimenticare. Quindi è su questo che vorremmo mettere l'enfasi. Come vi ho anche detto a Bologna, sarà necessario creare un equilibrio per il gioco della nostra squadra, che ora magari è stato impostato un pochettino troppo, è stata data un po' troppa enfasi sugli avanti, che è un nostro punto di forza e che dobbiamo senz'altro mantenere, però non solo, dobbiamo concentrarci su quello. Per quanto riguarda la partita con la Francia, la squadra della Francia sarà più o meno quella del Mondiale, anche loro partono nelle stesse condizioni perché anche loro hanno un nuovo allenatore che si appoggerà sul gruppo che si è ritrovato. È una squadra che è arrivata in finale, quindi è una squadra sicuramente di alto livello, e sì, sarà una partita particolare anche per me. Ancora due ragazzi, Valeria e poi Francesca. Allora, volevo riallacciarmi al discorso degli stranieri, e volevo sapere cosa, in quest'ottica, cosa ne pensa della querela che c'è stata fra FIR e Treviso sul discorso stranieri, e poi dopo due mesi più o meno che vede come è strutturato il rugby italiano, che cosa pensa debba cambiare per fare un salto di qualità.
non solo a livello tecnico dei giocatori, generalmente anche nella struttura del reddito. Le discours des joueurs étrangers et la querelle qu'il y a eu entre la FIRE et Trevise, est-ce que vous avez une opinion à ce sujet et est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui doit changer et en ce cas-là, qu'est-ce qui doit changer? Conosco un po' il problema che la federazione con Trevisa ha avuto. È una questione di numero, ma è una questione di ruolo. Il ruolo di bon. Credo che non è un grande problema, che è più come dire? C'è più des histoires d'écriture, je dirais, que un véritable problème. Non più cose scritte, insomma, più formalità che problemi reali. Ceci étant dit, je pense que le rugby italien a intérêt à faire jouer ses joueurs, ses propres joueurs. C'est que le même si les étrangers peuvent amener un plus à une équipe, on a besoin, notamment dans les années qui viennent, de faire jouer les jeunes qui vont sortir on parlait tout à l'heure de Tirrenia, des académies, qui sont dans les clubs d'excellence. Ces joueurs-là, on parlait tout à l'heure de Bocchino, bon voilà, il y a besoin de trouver un équilibre entre un joueur qui va amener un plus à une équipe et l'importance qu'on doit donner, la place qu'on doit faire aux joueurs pour qu'ils acquièrent de l'expérience. Beh, io penso, continuando, che il rugby italiano, ci sia negli interessi del rugby italiano fare giocare i propri giocatori, i giocatori italiani, benché i giocatori stranieri abbiano delle qualità e possano portare sicuramente qualcosa. È necessario per il futuro concentrarsi sui giovani, come dicevamo prima, giovani che arrivano dall'Accademia, giovani che arrivano da Tirrenia, giovani che giocano nei club di eccellenza, questo l'abbiamo detto. E anche in questo caso è veramente una questione di creare un equilibrio tra lo spazio da dare ai nuovi talenti e capire anche chi apporta di più. C'era Roberto, di cui mi ero dimenticato, e poi chiudiamo con Francesco. Paris ha detto prima di Brunel, Perpignan era una squadra di caponi. Era solo mischia e calci, Perpignan, prima di Brunel. Brunel ha trasformato il Perpignan, ha fatto una squadra che gioca in maniera più equilibrata, eccetera. Il lavoro d'Italia non sarà così difficile, perché l'Italia non è una squadra di caponi, è una squadra che gioca comunque poi squilibrata, ma ha anche giocatori dei quattro. Però non è un club. Lei non è tutti i giorni sul campo. Quanto cambia, quanto è difficile lavorare per equilibrare appunto questo gioco, non avendo i giocatori tutti i giorni come... Sì, sì, lo so, l'ho già fatto, perché ho lavorato in queste condizioni, ho lavorato con la squadra francese, la stessa cosa, non abbiamo le giocatore più, abbiamo 11 o 12 settimane per anno, è un lavoro speciale, è un lavoro differente che un club, è vero, ma è per questo che è molto interessante, dobbiamo avere un discorso chiaro, un'ambizione grande e devono trasmettere
trasmettere questo messaggio e che i giocatori prendono questa missione. Devono prendere, comprendere e prendere questa missione. È un lavoro differente che in un club. Sì. Ultima, Francesco. Lei ha chiamato a Roma quattro giovani, Morisi, Campagnaro, Enodè e Sposi. No, non Enodè. Odietti. Di questo, cioè, ha detto, è per dimostrare a tutti i giovani italiani che si può arrivare alla nazionale. Ma di questi quattro giovani, realisticamente lei pensa che ci sia la possibilità di impiegarne subito già qualcuno per qualità, per preparazione, per... non so, è possibile, è possibile, credo che sono due livelli differenti, perché credo che Morisi ha giocato con Benetton, con Benetton, sì. E che ha ben giocato, ha giocato delle partite dei Celtic e è possibile, non so perché, Odiette o Esposito o Campagna non hanno giocato a questo livello, ma andiamo a vedere come questi giocatori vanno a comportarsi. Sì, nella squadra e sul campo, andiamo a vedere se hanno e se le hanno fatto venire, e c'è che pensiamo che sono vicino del livello. Non so se vanno a giocare il torneo, ma spero che domani o il torneo o in giugno o in sei mesi andiamo a giocare. Per lei Morisi è un 12 o un 10? Morisi? Centro. Sì. Dai Paolo. L'ultima cosa, parliamo della Francia, ma la seconda partita poi è qui all'Olimpico di Roma, uno stadio che significa molto, dove già ha giocato il rugby, ma comunque un grande, tanti spettatori. Il suo invito agli italiani a venire a vedervi a questa che dovrà essere, speriamo, una festa, no? Speriamo che sia una grande partita, perché c'è un avversario di grande qualità. È una grande festa, perché spero che il stadio sarà pieno, quasi pieno. Pieno, e spero che vediamo un buon visaggio d'Italia. Una buona immagine della squadra.